Le sorprese erano ormai consuetudine in casa Mas, pertanto non si stupirono che lo squillo non fosse quello di un SMS né del campanello di casa. Certo che trovarsi in casa, entrato da dove non si sa, il postino Angelo, lasciò tutti di stucco. Telegramma, forza, veloce, che mi toccherà volare oggi per consegnare tutta questa posta. Sapete, Natale è vicino. Ecco a voi. Ma te chi sei? Sono un angelo. Ah, allora vuol dire che ci saranno delle nuove cose, dei nostri nuovi amici che saranno per arrivare. Posso aprire io la posta? Ti sì, prego. Aspetta, proprio non me lo leggere a me. Papà, vieni qua. Ecco, mi sta arrivando. Allora, c'è scritto, manca davvero poco. Ci siamo, abbiamo tanta fame, soprattutto il piccolo, ma siete tranquilli, ci sarà cibo pure per voi. Non è una sorellina, però è qualcosa di carino, va bene lo stesso. Allora, facciamo una cosa, io preparo la culla per il bambino e il cibo per gli ospiti. Voi ragazzi che ne dite di preparare, non so, dei segnaposti con dei disegnini carini per gli ospiti? Ok, ma come ci daranno da mangiare? Come si risponderanno? Quando bussarono dolcemente a casa nostra, la porta si spalancò. Li aspettavamo da settimane ed eravamo pronti ad accoglierli. Non sapevamo chi erano, né quanti erano. L'unica certezza era che si sarebbero fermati da noi dopo un lungo e faticoso viaggio. Avremmo voluto si fermassero per sempre, e così è stato. All'inizio ci fu un grande silenzio, perché tutti i nostri occhi, protesi a contemplare il piccolo Gesù, non lasciavano spazio alle parole che si sarebbero rivelate superflue. Siate benvenuti nella nostra dimora, siamo felici di ospitarvi. Dai, potete stare tutto il tempo che volete, fate come fosse casa vostra. Chi avrebbe potuto immaginare che sarebbero entrati nella nostra vita, oltre che nella nostra casa, e non ci avrebbero più lasciato? Questo è stato l'incontro più bello della nostra vita. Sarete affamati, venite, abbiamo preparato tutto quanto. Venite, se vi volete riposare, vi pronti. Quando una famiglia lascia entrare Dio nella propria casa, non deve aver paura di niente. Gesù ha piantato la sua tenda in mezzo a noi e ci nutre alla tavola della sua parola e del suo pane di vita. Maria depone nella mangiatoia il pane vivo disceso dal cielo, perché solo chi mangia di quel pane vivrà in eterno. A Betlemme, in Gesù Dio si fa cibo perché, nutriti da Lui, possiamo diventare pane buono per i nostri fratelli. Siamo rimasti incontrati a contemplare quella famiglia, dimora di Dio in mezzo a noi, che anche le nostre case possano diventare Betlemme, facendo spazio a Dio e nutrendosi del suo pane e della sua parola, che sono vita, amore e pace.